Buongiorno a tutti. Inizieremo in questo video la seconda parte sui fenomeni meteorologici. Parleremo delle nubi e delle precipitazioni. Prima però introdurrò alcune caratteristiche fisiche dell'aria connessi a questi fenomeni. Infine parleremo del clima e dei fattori che lo influenzano. Le nubi e anche la condensa, la nebbia, sono formate da microscopiche gocce d'acqua in sospensione nell'aria. Quanto sono grandi queste gocce microscopiche? Innanzitutto si chiamano nuclei di condensa o nuclei di condensazione. Le loro dimensioni sono dell'ordine dei 10 micron o al massimo un centinaio di micron. Sono piccolissimi, sono fatti di acqua e riescono a rimanere in sospensione un po' come se galleggiassero o fluttuassero nell'aria, anche se l'acqua, voi sapete, è più densa dell'aria. Non cadono per effetto della gravità. Come si spiega questo? Ne parlerò un attimo dopo. Quindi sappiate che le nubi e le nebbie, così come anche la condensa che noi emaniamo quando espiriamo durante una giornata fredda, le nubi e le nebbie sono formate da questi nuclei di condensa. In questa immagine vi ricordo una parte del ciclo dell'acqua, del ciclo idrologico. Qui abbiamo un bacino idrico, il sole scalda la superficie e parte dell'acqua evapora, risale verso l'alto per poi condensare. Il vapore acqueo contenuto nell'aria, lo sapete già, si chiama l'umidità. Arrivata a una certa quota, questa umidità condensa, anche perché la temperatura è più fredda. Condensando si forma la nube, che vi ho detto è fatta da queste gocce microscopiche di condensa, i nuclei di condensazione. Eventualmente può dare luogo a piogge. Come fanno questi nuclei di condensa a galleggiare nell'aria? Dipende dall'agitazione termica delle molecole di un gas. Ci sono poi altri fenomeni come le correnti d'aria, le turbolenze, ma anche in una stanza chiusa si può osservare questo. Nelle polveri che vediamo in controluce o anche le piccole polveri di gesso che cadono lentamente, non cadono come un qualsiasi altro oggetto. L'agitazione termica delle molecole è caratteristica di tutti i corpi, anche dei solidi e dei liquidi, ma è molto più evidente di un gas. Ve l'avevo già accennato, sono i moti di queste particelle, di molecole, di atomi, ad altissima velocità, che urtano dappertutto. Urtano contro le pareti dei recipienti, contro gli oggetti, e urtano le une contro le altre. Chiudo un attimo questa presentazione e faccio vedere un video. Vedete, in questo video c'è un oggetto, un recipiente di vetro o trasparente, e dentro delle palline colorate di giallo. Le palline colorate rappresentano, sono un modello delle molecole di un gas o anche di un atomo di un gas se monoatomico. Il recipiente è un qualunque recipiente. Vedete che i moti sono molto rapidi e veloci, seguono traiettorie all'incirca rette e rimbalzano, impattano dappertutto. Pensate che questi moti dipendono soltanto dalla temperatura del gas, quindi a temperatura ambiente la miscela di gas di cui è fatta l'aria, le particelle più piccole, si muovono in questo modo, urtando dappertutto. E noi neanche ce ne accorgiamo. Questo fenomeno ha un'energia sufficiente da mantenere in sospensione particelle molto piccole, anche se più dense dell'aria. Si possono fare anche delle brevi esperienze molto semplici a casa, si possono disperdere in aria delle polveri, se non avete il gesso della lavagna della scuola potete farlo con le polveri di qualsiasi genere, anche quelle che si accumulano da qualche parte, ma l'avrete visto sicuramente, che cadono molto lentamente verso terra. E un altro esperimento un po' più interessante è guardare
se la giornata è bella, se il tempo lo consente, e guardare in controluce un raggio di sole che filtra nella vostra stanza. Si dovrebbero osservare delle polveri che fluttuano, delle particelle piccolissime che fluttuano nell'aria, un po' come vedete in questa immagine qua. Qui sono molto dense, chiaramente magari era una cantina, non so cosa fosse. Quello che vedete ora non è un fenomeno che dipende tanto dall'agitazione termica del gas, ma dalla turbolenza. Questa è una valanga, durante la sua caduta, discesa verso valle, si innescano delle turbolenze, in particolare qua nel fronte della valanga, e sono abbastanza forti da mantenere in sospensione delle particelle piccolissime di neve. Chiaramente, ricadono. Non appena questa energia, questi moti vorticosi molto forti, sono passati. Questa turbolenza è un fenomeno di cui parleremo più avanti quando parleremo appunto della grandine. Qui avete delle immagini di alcuni generi di nubi, sono nubi stratiformi e nubi cumuliformi. E anche nubi intermedie tra questi due generi come stratocumuliformi. Generalmente le nubi cumuliformi sono quelle che portano pioggia, mentre quelle stratiformi non danno luogo a nessun tipo di precipitazioni. Conoscete già tutti e tre generi di precipitazioni principali come la pioggia, la neve e la grandine. Ci sono anche chiaramente la brina, la galaverna e il gelicidio, ma adesso quelle le escludiamo. La pioggia si forma dalla condensazione del vapore acqueo e questi nuclei di condensa, quando diventano abbastanza grandi, possono cadere sotto forma di pioggia, appunto. La neve, quando le temperature scendono sotto gli 0 gradi centigradi. Per la grandine, invece, vedete i chicchi di grandine che sono formati da tanti involucri concentrici di ghiaccio. Per diventare pioggia, i nuclei di condensazione devono raggiungere le dimensioni di almeno un decimo di millimetro. Si accrescono o assorbendo altra umidità dall'aria circostante, oppure fondendosi con altri nuclei un po' alla volta, e durante la loro caduta diventano sempre più grandi, perché ormai sono diventate anche gocce di pioggia. Vedete in questa immagine. C'è un nucleo di condensa più grande degli altri che inizia a cadere un po' alla volta, continua a crescere assorbendo altri nuclei, quindi per coalescenza vuol dire appunto assorbendo altri nuclei. Per farsi un'idea, se volete, di questo fenomeno potete provare a fare una breve esperienza a casa, prendere l'acqua frizzante e guardare delle bollicine che si osservano. Sulle pareti del recipiente si osservano magari in fondo delle piccole bollicine d'aria a formarsi. Il fenomeno avviene al contrario, perché le bollicine chiaramente risalgono invece di cadere, ma è simile. Vedete che durante la risalita di una bolla, che magari all'inizio sale lentamente, un po' alla volta incontra altre bollicine, cresce, aumenta e la sua risalita diventa sempre più rapida. Per quanto riguarda la neve si forma quando in quota le temperature sono ben sotto zero e anche al suolo le temperature rimangono prossime allo zero o sotto lo zero termico. La neve è formata da tanti microscopici cristalli di ghiaccio che non vanno confusi con i fiocchi di neve. Un fiocco di neve è un aggregato di questi microscopici cristalli di ghiaccio. Dei cristalli di ghiaccio che sono delle figure geometriche perfette con una simmetria esagonale
avevo già riportato delle immagini nelle lezioni precedenti. Al microscopio elettronico, non abbiamo la fortuna di guardare delle immagini dal microscopio elettronico, attraverso questo strumento si possono vedere bene i fiocchi di neve che sono formati da questo aggregato di cristalli di ghiaccio. La grandine. Riporto all'immagine dei chicchi di grandine che vedete sono piuttosto grossi, delle dimensioni di un centimetro o anche più. La vediamo verso la fine dell'estate, verso metà agosto e oltre, e viene portata da queste nubi immense che hanno un'estensione verticale notevole, anche di 10 km o più, con la tipica forma ad incudine verso l'alto. Sono i cumuli nembi. In esse ci sono forti correnti ascensionali che possono portare non solo l'umidità o la condensa verso l'alto, ma anche il particolato atmosferico, quindi anche granelli di polvere. Sono abbastanza forti da portare granelli di polvere e a mantenere in sospensione anche particelle più pesanti. L'umidità che c'è attorno a questo granello di polvere, quindi il velo, l'umidità è qui, che poi arrivata qui a una certa altezza, invece di condensare, ghiaccia rapidamente, perché a questa quota le temperature arrivano a 15 gradi sotto zero. Questo granello è il suo primo involucro di ghiaccio, poi ricadono verso il basso, trasportato dalle correnti discendenti, e poi ritorna di nuovo verso l'alto. Vi ricordate, abbiamo parlato appunto prima di turbolenza, e questo è un moto vorticoso, anche turbolento, di una certa scala naturalmente, che riporta di nuovo verso l'alto lo stesso granello di polvere, e di nuovo un altro involucro di ghiaccio si forma attorno al primo, e così via più volte. Quindi ci sono più cicli e quando questo chicco è diventato abbastanza pesante, l'energia che c'è, anche se i moti sono molto forti e vorticosi, non è più in grado di mantenerlo in sospensione all'interno della nube e cade sotto l'effetto della gravità. Provate soltanto a immaginare quanta energia c'è all'interno di questa nube, quanta energia cinetica in questo caso. Ed è tale da mantenere in sospensione chicchi delle dimensioni anche del centimetro. Il clima è l'insieme delle condizioni meteorologiche che caratterizzano un'area nel lungo periodo. Le condizioni meteorologiche non sono soltanto la temperatura, le escursioni termiche, ma anche chiaramente i venti, l'umidità e altri parametri. I cambiamenti climatici sono cambiamenti del clima. In una determinata area un certo tipo di clima persiste, magari per 100 o 150 anni, e poi a un certo punto, per alcune ragioni, cambia, può diventare più caldo o più freddo. Non parlo di ragioni antropiche, non parlo degli effetti delle attività umane sul clima, che si vedono nelle grandi città, ma parlo di cambiamenti naturali. In passato, per esempio, c'era la mezzaluna fertile che poi è diventata una regione arida. Verso l'inizio del Settecento e la fine dell'Ottocento, un lungo periodo freddo ha attraversato l'Europa e l'hanno chiamato la piccola età glaciale. In questo periodo le temperature medie erano di 1-2 gradi più basse della media. Ci sono poi periodi caldi e freddi che si succedono in tempi molto, ma molto più lunghi, nell'arco di 20.000, 30.000 o 100.000 anni. E si parla in questo caso di ere glaciali. Vedete in questa immagine che c'è sullo sfondo questo bianco che ricopre la Scandinavia, i paesi baltici e parte dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. Sono i ghiacci che coprono queste regioni.
durante le ere glaciali, appunto, i ghiacci avanzavano, i ghiacci delle calotte sono riusciti ad avanzare fino ad occupare questa parte di Europa. Come si fa a dire che è avvenuto questo? Bisogna avere delle prove, ci sono molte prove a supporto di questo evento. Anzitutto, oltre a questo, oltre a un aumento della massa del volume dei ghiacci, quindi le calotte andranno a occupare una superficie maggiore, che cosa succede se parte dell'acqua ghiaccia? Il livello degli oceani e dei mari si abbassa, le chiamano oscillazioni eustatiche del livello del mare. I ghiacci avanzano sulle terre emerse mentre il livello del mare si abbassa. Può abbassarsi anche di 50-100 metri. E si ha testimonianza di questo nel passato. Molti fiumi, alcuni europei, altri africani come il Nilo, durante un'era glaciale hanno inciso profondi canyon, profondi valli, come si vede oggi, anche se non è proprio la stessa cosa qui per il Colorado. E si è proprio rilevato questo scavando in profondità nei sedimenti del Nilo. Vedete, questa è la valle del Nilo. I sedimenti alluvionali che ha deposto il Nilo non arrivano qua direttamente nei primi 100 metri, 200 metri dalla superficie terrestre, ma vanno in giù in profondità per diversi, anche chilometri no, però magari 1-2 chilometri. Qui si parla del Messiniano anche, c'è stato questo momento in cui c'è stata questa crisi di salinità e l'intero Mediterraneo si è disseccato, però anche le ere glaciali possono avere questo effetto. E vedete qua ai lati, appunto, la roccia, queste sono le formazioni rocciose, la stratigrafia rocciosa, e vedete che qua al di sotto mancano centinaia di metri di stratigrafia perché il livello del mare si è abbassato e il fiume Nilo ha continuato a scavare all'interno della terra. Poi dopo, una volta finita l'era glaciale, il livello del mare si è di nuovo alzato e questo spazio lasciato è stato colmato un po' alla volta con dei sedimenti di diverso tipo. Quali fattori influenzano il clima? La latitudine. La latitudine è la distanza in gradi non centigradi, ma gradi degli angoli, come misura degli angoli, la distanza di un punto dall'equatore. Prendiamo ad esempio un punto P rispetto a O e C. Vediamo che forma un angolo, P e C formano un angolo con il centro della Terra. Quest'angolo in gradi è la latitudine. Più si va verso nord, più quest'angolo aumenta. Al polo nord siamo a 90 gradi di latitudine. Qui avete una domanda, immagino tutti sappiate rispondere. Perché avvicinandosi ai poli fa più freddo se i raggi solari arrivano su tutti i punti della superficie terrestre? Un altro fattore è l'altitudine. Ripeto, il gradiente di temperatura è di 0,6-0,7 gradi centigradi ogni 100 metri di quota. Perché nella troposfera l'aria è più fredda salendo di quota? Una delle spiegazioni è che l'aria è più rarefatta, poi ce ne sono altre di spiegazioni che riguardano leggi fisiche, fenomeni fisici un po' più difficili da comprendere per voi che siete al primo anno. Non soltanto l'altitudine gioca un ruolo importante per quanto riguarda la temperatura, quindi anche il clima, ma anche l'esposizione dei versanti al sole. Chiaramente i versanti esposti a sud ricevono gran parte dell'energia solare per quasi tutto l'arco della giornata
mentre ci sono versanti esposti a nord dove addirittura il sole in certe giornate d'inverno non batte mai. Questo è anche all'origine di microclimi più caldi o più freddi. Pensate che in alcune vallate, proprio della nostra regione, ci sono dei microclimi caldi che permettono lo sviluppo di specie, di piante, particolari che sono presenti soltanto in quell'area, proprio perché in quel settore, in quell'area, fa più caldo. Qua ho lasciato tutti da fare un esercizio. Leggiamo un po' alla volta e spieghiamo passo per passo. Una camera cilindrica ha un volume iniziale di 1 m³ e le sue pareti sono fatte di un materiale isolante spesso e non avviene scambio di calore con l'esterno. La camera è ancorata al suolo e, grazie alla potenza di una gru, si può sollevare lo stantuffo ed espandere il volume della camera. Poi vi chiede l'esercizio di completare la tabella sottostante assegnando i valori di temperatura in base al volume della camera. Quindi bisogna fare una proporzione. Per cui se il volume si espande, dentro la camera c'è sempre la stessa quantità d'aria. Se il volume raddoppia, posso immaginare, se non avviene scambio di calore, che la temperatura interna si dimezzi. Poi vi ricordo di trasformare la temperatura da gradi centigradi in Kelvin, perché questa proporzione si fa rispetto alla temperatura in Kelvin, va bene? E non a quella in gradi centigradi. Per cui, qui abbiamo 25 gradi centigradi, la temperatura in Kelvin è di 25 più 273, potete approssimare a 273, che viene 298 Kelvin. A 298 Kelvin, il volume è di 1 m³. Poi vedete qua scendendo sotto, la gru alza lo stantuffo e il volume di questa camera aumenta, si espande a 2 m³. Ma che cosa succede? La temperatura chiaramente si abbassa. A questo punto voi dovete fare la proporzione e scrivere la temperatura qua in Kelvin e poi calcolare quella in gradi centigradi. Ecco, c'è chi di voi mi ha consegnato delle immagini, dei file con delle immagini. E prima di fare questo esercizio, caricherò su Classroom un file apposta con questa tabella e lo stesso testo su un file di Word. Torniamo ai fattori che influenzano il clima. La continentalità. Che cos'è? È la distanza di un'area, chiaramente delle terre emerse, dai maggiori bacini idrici, che sono soprattutto i mari e gli oceani. Sono le correnti d'aria, quindi i venti a portare l'umidità e quindi le piogge dal mare verso l'entroterra. Più un'area è distante, più il clima è arido. Per esempio, i maggiori deserti li troviamo a ridosso del Tropico del Cancro, del Capricorno, il Sahara e il deserto di Sonora in Messico. Si trovano a ridosso del Tropico del Cancro. Il Kalahari e il deserto australiano si trovano vicino al Tropico del Capricorno. Il deserto del Gobi non si trova a queste latitudini, eppure è un deserto proprio perché si trova all'interno di un continente molto grande e distante dai mari e dagli oceani. Un altro fattore che influenza il clima sono le correnti marine. Corrente del Golfo, la corrente delle Canarie. La corrente del Golfo la conosciamo, è una corrente calda. E noi che viviamo in Europa siamo fortunati perché proprio grazie ad essa riceviamo una grande quantità, un grande apporto di calore rispetto a delle zone che si trovano alla stessa latitudine. In Canada o a nord degli Stati Uniti, che quindi siamo alla stessa latitudine, fa relativamente più freddo che da noi, proprio perché da noi arriva questa corrente, oltre al fatto che c'è il bacino del Mediterraneo. Ci sono correnti calde
calde come la corrente del Golfo, ci sono poi correnti fredde come la corrente del Labrador. I rilievi giocano un altro ruolo importante nel determinare un tipo di clima, o nell'influenzare un clima. Ed è anche il caso nostro dell'Italia e delle Alpi. Le perturbazioni che arrivano dalla costa atlantica, dall'occidente, si abbattono sul versante che guarda a ovest, il versante controvento. Le frecce blu indicano la direzione delle correnti d'aria. In questo caso arriva una perturbazione, la massa d'aria sale rapidamente di quota, in essa l'umidità condensa, e le piogge si scaricano praticamente tutte su questo versante, che è il versante francese. Arrivati qua alla cima, l'aria, diciamo così, scollina, e di sotto l'aria discendente si riscalda. C'è chi parla di riscaldamento adiabatico, adesso lo lasciamo perdere, però una corrente d'aria calda soffia verso est. Difatti anche in certe giornate invernali, magari i primi giorni di gennaio, può capitare che le temperature arrivino anche a 10 gradi durante il giorno, perché appunto il phon soffia verso di noi e innalza di molto la temperatura media. Un ultimo appunto sulle zone climatiche, le principali fasce climatiche. Sono da ricordare quella tropicale o equatoriale con temperature medie annue superiori ai 20 gradi centigradi, la piovosità che è anche di 10.000 mm all'anno, quindi la piovosità è elevata, e questa fascia è localizzata tra i primi 15 gradi di latitudine. Poi ci sono le zone aride o desertiche, vi dicevo prima, a ridosso dei tropici, quindi Tropico del Cancro e del Capricorno. Sono caratterizzati da forti escursioni termiche nell'arco di tutto il giorno, quindi se a mezzogiorno le temperature possono superare i 50 o i 60 gradi, di notte, nel pieno della notte, possono arrivare anche sotto zero. Poi ci sono le fasce temperate, come l'Europa, l'Italia, insomma. Le temperature medie le vedete qua a 10-15 gradi centigradi e si trovano un po' più a nord o più a sud delle zone desertiche, quelle boreali con temperature medie molto fredde già, e sono quelle dei climi come la tundra, dei biomi come la tundra o la taiga, e sono già regioni quasi a ridosso del circolo polare artico. Infine, il clima polare onniviale, che riguarda praticamente le zone che ci sono ai poli. Chiaramente il clima è molto, molto rigido.